andati proprio al brucio, perché sotto la pioggia non abbiamo avuto un prepararci all'esterno, e abbiamo tirato fuori telecamera e K2 è iniziato a brillare. Ragazzi, questa è la situazione. Adesso ci siamo imbardati con faretti, perché qua dentro è troppo buio, quindi abbiamo deciso di accenderli. Prima ha tirato fuori anche lo zoom e vedete che qua lui si stava un attimo sistemando, e questo è l'RF che sta impazzendo. Può provare a fare qualche rumore? O a dire qualcosa alle telecamere o a quel registratore che ha in mano? Pino, così noi risentiamo tutto. Ha brillato. Pazzesco, ragazzi. K2 che brilla così facile. No, infatti è una roba che non capita spesso, no? Il K2 lo diciamo sempre ad ogni indagine. C'è qualcuno qui? Ci ha lavorato qualcuno? Qualche medico? Qualche infermiere? Che è ancora legato a questo posto? Botta risposta. Qualche K2, mannaggia. Sei un medico? Sei un infermiere che ha lavorato qua dentro, in questa struttura? Un OS? Sei un OS? Porca miseria. Questi sono dei segnali. Cioè, ragazzi, noi stavamo... Non ho staccato nulla, ero tutta una... Sembra una marcia. E ha smesso di nuovo. Facci risentire di nuovo la marcia. Adesso ho smesso. Ragazzi, che dire. Quindi nessuna sorpresa, perché l'avete sentito, ma io voglio lasciare tutto nel video. Però la stessa è con le bacchette. È pur sempre un modo per comunicare. Io semplicemente faccio da canalizzatore e vediamo se magari riusciamo ad avere delle risposte con queste bacchette qua. Io metterò anche il K2 qua, lo vedrete voi se si muove o meno. C'è qualcuno in questa struttura? Se sì, provate a comunicare con noi facendo muovere queste bacchette. C'è qualcuno qui? Allora, solitamente quando si incrociano è un sì. Ok, grazie. Potete ritornare dritti adesso per avere altre risposte. Potete tornare al vostro posto? Sta anche brillando. Voi lo sentite, eh? Ok, grazie. Ma è pazzesca questa cosa, mi fa venire anche la pelle d'oca. Facciamo un esperimento, aspetta.
mentre qua. Ti piace che Rino ha messo l'RF vicino a me? Perché mi state incrociando le bacchette. È una marcia, una canzone quella che stai facendo con l'RF? Allora, per avere una risposta più credibile, mi tornate di nuovo dritte per piacere, bacchette. Mamma mia. Potete tornare dritte? Apri l'altro cappato. Tirami verso la telecamera, no? Vieni dietro di me. Così. Ah, guarda. Sì, sì, guarda, ragazzi, fammi vedere, fammi vedere. Che roba. No, vabbè. Quindi è una marcia? Una marcia, una canzone che ti piace particolarmente? Sì o no? È un alfabeto Morse? Vuoi comunicarci qualcosa? L'incrocio un sì. Sì, l'incrocio un sì. Puoi provare a di nuovo a farlo brillare come prima? Ha brillato senza suonare, ma tutti e due. Io ho pensato una cosa, sei un militare? Sei un militare? Che ha perso la vita qui, in questa struttura? Eri un comandante, un soldato? Mamma mia, tutti e due di nuovo. Quindi sei un soldato, un militare? Adesso non so se è un comandante, un tenente, un semplice soldato. Eri un soldato? Allora ragazzi, ma che cazzo è stato? Che cos'è stato? Allora ragazzi, ma che cazzo è stato? Che cos'è stato? Allora ragazzi, ma che cazzo è stato? Che cos'è stato? Allora ragazzi, ma che cazzo è stato? Che cos'è stato? Mi sono venuti i brividi. Un tac fortissimo. Sì. Mi sono venuti i brividi, ragazzi, avete sentito il tac? Allora, le bacchette quando si aprono e vanno esternamente vuol dire no. Quindi non è un soldato. Sei un soldato? No, quel tac era impressionante. Non ho capito come se è caduto. Come se fosse scoppiettato qualcosa. Sì, una pietra, un pezzo di calcinaccio. Oh, ragazzi, non è un soldato. Ok, sei un comandante dell'esercito? Sei un comandante dell'esercito? Io adesso non so tutti i gradi, sei un tenente? Sei un tenente? Mi sa che eri un tenente. Ho sentito tipo un cinguettio, potrebbe essere un uccello. Puoi di nuovo farmi capire se eri un tenente dell'esercito? Incrociando le bacchette? Brillano assieme. Quindi eri un tenente dell'esercito. Cosa di potente qua. Qua dobbiamo tornarci con la Luigi. Sì. Sei molto giovane? Guardate come veramente reagiscono le bacchette. Non è molto giovane, ragazzi. Guardate come cacchio si aprono, cioè. Si è aperto a 90 gradi. Non sei molto giovane, ok.
Eri anziano quando sei morto? Eri anziano? Ho sentito un rumore. Sono nella tasca. Ah, ok. Era anziano, ragazzi. Sei morto in pace? No. Ragazzi, non è morto in pace, forse per questo che... guardate come sta aprendo anche in maniera... Mamma mia. Ampissima. Tra un po' fa il giro. Come mai non sei morto in pace? No, vabbè. Mi dà fastidio che gli stai toccando questo, forse. Prova a rimettere dritta la bacchetta, per piacere. Puoi? Puoi farmi questo piacere? Puoi rimettere dritta la bacchetta? Ma è acceso la luce del telefono, si è accesa. Sì? Sì. No, sono fatto una domanda. Ci sono delle cose strane, ragazzi. Io prima questo dito qua, sul capo, lo sentivo caldissimo. Sì. Il problema è che forse non vedo l'RF e... No, aspetta. Provo a tenere il book. Vediamo se fa uguale. Tanto si vede. Allora, noi siamo qui per poter dare come meglio possiamo una mano a te. Puoi farci capire come mai non sei morto in pace? Noi sicuramente penseremo a te, alla tua anima, per far sì che tu possa avere una serenità. Guardate, ragazzi. No, vabbè, è proprio una... Vanno insieme, anche il capo è stato... È come se stesse suonando un disco, sì, una musica. Io penso... Mamma mia! Una marcia. Era un appassionato di musica lirica? Minchia. Eri appassionato di musica lirica? Di operette? O musica di classica opere? Anche. Musica classica? Sembrava un po' la Valchiria. Sì, o... No, quello è no, il bolero. No, è il bolero. Quindi ti piaceva la musica classica? Se sentite questi tacco potrebbe essere la pioggia, ragazzi, che arriva da fuori. Senti, noi come possiamo aiutarti? Non sei riuscito a dire addio a qualche persona che amavi? E questo è il problema, che non stai riposando in pace? Mi sta dicendo di occhio a questo. Hai sofferto per quello che non stai riposando in pace? Hai avuto una brutta malattia che ti ha portato sofferenza nel tempo? Ragazzi, se qualcuno riconosce questo ritmo da qualche sì. parte, che ha sentito qualche pezzo, perché sembra veramente una musica. Quindi hai sofferto per lungo tempo. Lo sai che per noi ci dispiace, però io sono consapevole, anche Rino, che in questo momento tu quella sofferenza non la stai sentendo più e che è giusto che tu vada verso la luce, perché tu sei la luce e puoi permetterti di star bene. Lo sai, vero? Non pensare più a questa dimensione, tu ormai non appartieni più a questa dimensione. Ti fa piacere che noi siamo qui con te in questo momento? Hai piacere? Non sto dicendo niente. Vuoi che andiamo via?
Vuoi che andiamo via da questa struttura? Oppure magari andiamo verso la luce dopo io l'ho detto. Ci sei ancora? Sei ancora qui con noi? Sei ancora qui con noi? Sei ancora qui? Strano. Silenzio. Sei qui con noi? Ragazzi, sarebbe andato via. Sembrerebbe andato via. No, ok. Dai, un po' ci saresti mancato. Ti hai ripreso una pausa. Ti facciamo la stessa domanda di prima. Vuoi che andiamo via? Ti lasciamo da solo? Vuoi che andiamo via? Sembra un tippettio quello che sentivo prima, è un orologio. Non è l'acqua. Sei un tippettio. Lo sentite? Forse è l'acqua. Forse è l'acqua. Dice che non è l'acqua. Non è l'acqua, questo tichettio che sentiamo? Ha fatto un altro rumore. Puoi provare a fare qualche altro rumore? Hai voglia di farci un rumore? No, lascia qualcosa anche nel microfono, se non l'hai già fatto. Ti piacevano gli orologi a cipolla? O forse gli orologi in particolare. Anche. Ti piacevano quindi gli orologi? Ero un appassionato di orologi? Vabbè. Mamma mia. Ti sono dimenticati di metterti un orologio nella bara, visto che tu eri un appassionato? Te li hanno rubati? Ti hanno rubato il tuo orologio che era nella bara con te, che ti avevano messo come ricordo per te? Mi sa di sì. No, forse no, adesso è aperto. Fisso. Qual è l'ultima domanda che hai fatto? Dell'orologio che gliel'hanno tolto. Sa che gliel'hanno tolto. Qualcuno ti ha derubato dei tuoi. Delle cose a cui ci tenevi di più? Sì? Lo sai che ci dispiace. Purtroppo gli sciacalli ci sono sempre. Eh sì, guarda. Allora, noi siamo molto felici che tu sei con noi e ci manifesti la tua presenza. Ma dai, ci sono solo pacchetti. Adesso noi continuiamo l'esplorazione e tu seguici, magari. Seguici solo però qua, durante l'esplorazione, poi sì. Quando lasciamo il posto poi. Tu devi restare qui. Anzi, tu devi andare verso la luce, devi cercare di star bene in pace con te stesso. No, veramente, con tutto il cuore. Stasera giuro. Che arrivo a casa, c'è una candela bianca per te perché purtroppo non ce l'ho dietro e penserò a te, alla tua anima e al fatto che possa riposare in pace, promesso, parola di Monica Rino. Ti fa piacere che facciamo questa cosa per te? Sembra una voce però. Problema. Per te?
Sembra una voce però. Non mi sembravano i ragazzi di. No, infatti, perché i ragazzi che abbiamo incontrato all'inizio erano proprio dei ragazzini di 13-14 anni. E questo sembrava. Andiamo a vedere se c'è qualcos'altro fuori, sì, la chiesa. Sì, sì. Comunque ritorneremo qua, eh. Comunque sì. Comunque sì. Comunque sì. Comunque sì. Ragazzi, però andiamo a vedere fuori. Che roba! Solo che adesso dobbiamo passare, si bagna tutto. Stiamo uscendo e niente, noi mettiamo le telecamere la telecamera in riparo perché sono sicurino. Vediamo se riusciamo a trovare un'altra entrata. Dobbiamo trovare un accesso. Infatti. Allora ragazzi, questa ve la dobbiamo dire. Mentre stavamo uscendo, poi vi farò vedere esattamente qual era la struttura. Abbiamo sentito un odore di dopobarba, sì, da uomo. Un odore di dopobarba, uno dei toilette, quelli usati anche dai nostri nonni, diciamo. Sì, tipo, che ne so, ad esempio mio nonno usava Denim, il classico pino silvestre. Esatto, e ci sono venuti i brividi, ragazzi, perché comunque una roba così. Pensavamo in che una qualcuno struttura fosse passato, magari fosse entrato prima e avesse lasciato la scia, però l'odore era proprio dentro l'edificio. Solo dentro, perché sennò si sarebbe sentito anche fuori. E tra l'altro, ragazzi, non poteva essere, cioè, c'era odore di pipì di gatto e quella roba lì era come se ci fosse passato proprio sotto il naso e all'entrata. Perché ti ricordi quando ti ho detto all'inizio, mentre stavamo uscendo, secondo me quando ha brillato così tanto il K2 è perché ci ha dato il benvenuto. E poi subito dopo abbiamo sentito questo profumo qua. Sì. Adesso vi faccio vedere qual è la struttura. Vedete, è quella struttura lì, noi siamo usciti da lì e niente, adesso abbiamo, ripeto, non vi ho fatto vedere il percorso perché sennò si bagnava la telecamera, però qui c'è questa sorta di, come si può definire, passaggio verandato, sì. E adesso proviamo a entrare lì e vedere un attimino cosa c'è. Guarda qua. K2 sta brillando? Il K2 non ha mai brillato come in questa indagine. Ma ha brillato anche adesso? Sì. Ah. E oltretutto. No, veramente il K2 è una roba che quando si illumina è raro. E se si illumina è perché c'è tanta roba.